La tahruj Nessuna libertà in Nigeria per le 219 studentesse rapite da Boko Haram, mai concluso l'accordo per il loro rilascio tra la presidenza nigeriana e i miliziani islamici. La smentita è arrivata attraverso un video diffuso da uno dei leader del gruppo che dal 2010 è nella lista statunitense delle organizzazioni terroristiche. Le liceali sarebbero inoltre convertite all'Islam e sposate. Un'intesa storica era stata annunciata dalle forze armate della Nigeria circa 2 settimane fa per un cessate il fuoco con i rappresentanti del gruppo jihadista. L'accordo prevedeva anche la liberazione delle studentesse rapite il 14 aprile nel nord-est del paese, provocando indignazione a livello mondiale. Boko Haram, il cui nome significa l'istruzione occidentale vietata, detiene anche un ostaggio tedesco rapito a luglio.